andate a spammare. Perché ci siamo, abbiamo appena riniziato, ancora una volta Terran contro Terran, ma questa volta l'avversario è di grandissimo rispetto, è Viola, perché questo è il colore del suo team, il team Millennium, è Terran Die Star! Tutte le speranze italiane, ancora una volta, come spesso accade, sono invece riposte nel nostro Terran, la nostra aquila, che proverà a planare sui WCS Europa del team Old School Clan Storico! Ancora una volta un giocatore polacco, prima tra l'altro grave errore, non mi prendo le mie responsabilità ma do la colpa anche alla regia, perché non era tedesco il povero Robby J ma era inglese, era un giocatore inglese, questa volta invece non sbagliamo perché Die Star è un giocatore che credo conosciate quasi tutti, giocatore polacco. Starigol mi diceva prima che è un giocatore con cui è difficile giocarci contro perché è molto molto aggressivo. Comunque potrà succedere di tutto. Starigol contro Die Star. In questo momento viene posizionata la prima caserma da parte del giocatore Terran. Nostrano, dall'altra parte entrambi hanno il gas. No, invece non, sì, scusate, hanno preso entrambi il gas, siamo su Frost, mappa molto molto ampia, siamo in cross position, quindi potrebbe succedere di tutto. Intanto arriva intanto il primo Marine per il nostro giocatore, mentre dall'altra parte Die Star partirà con un Reaper, 2 minuti e 57 della partita, siamo al round... Siamo al round 128, siamo al round 128 di questi WCS Europa. Potrebbe succedere di tutto, adesso partirà il Reaper da parte di Die Star. Noi siamo però all'inizio, solamente all'inizio di questa serie Best of 3. Attenzione, sta nascendo il primo Reaper anche per Starigol. Intanto attenzione perché l'SCV viene attaccato, l'SCV di Die Star. Il Reaper si muove il Reaper intanto del giocatore polacco, ma arriverà il Reaper anche di Starigol. Ecco chi arriva il Reaper di Starigol, mentre sta arrivando il secondo da parte di Die Star. Attenzione, attenzione, due Reaper si incontrano in questo momento due Reaper. Non so chi ha dato il primo colpo. Ho fatto stack, Die Star è costretto a tornare indietro. Adesso anche Starigol è andato a scoutare. Non so se ha visto, non ha visto il suo avversario. Comunque entrambi hanno posizionato il command center, cercheranno comunque di darsi fastidio. Andiamo a vedere il numero dei lavoratori. Sono 19 per Die Star, 17 per Starigol. I Reaper si vanno a curare. Prende il controllo dell'Axenaga con i suoi due Reaper Die Star. In questo momento è andato a posizionare il Tech Lab sulla caserma. Dall'altra parte abbiamo solamente due Rax per Starigol, che adesso sta andando a creare invece un reattore. Ecco che si muovono intanto i due Reaper si muovono del giocatore polacco. Attenzione, potrebbe andare giù il SCP che costruisce il command center. Difatti è così, è bloccato adesso la costruzione del nostro secondo command center, mentre è quasi terminato quello di Die Star. Tanto sta che entrambi i giocatori sembrano essere intenzionati ad andare con unità biologiche. Siamo in questo momento a 5 minuti e 53, 23 lavoratori per Die Star. Comunque continua a dare fastidio con questi Reaper che si muovono in avanti. Attenzione, Reaper, la micro da parte di entrambi i giocatori, 27 psi per Starigol, 29 per Die Star. Cade il Reaper, micrano, no! Non viene micrato il Reaper da parte di Starigol, ancora i due Reaper di Die Star sono vivi. Quando siamo a 6 minuti e 5, adesso andiamo a controllare quello che succede nelle basi dei due giocatori. Sta arrivando addirittura un terzo command center per Die Star. Arriva immediatamente un terzo command center per Die Star, mentre Starigol prova a controllare il perimetro per cercare di prendere di... bravo Mau, che si porta a casa uno dei due Reaper. L'altro invece è costretto a scappare. 32 psi, 34 per Starigol, 33 per Die Star. Prova a uccidere quel Reaper, ci riesce. Bravo Mau, che si è ucciso entrambi i Reaper del suo avversario. In questo momento a 6 minuti e 49 continuano ad arrivare caserme per Starigol.
Andiamo a vedere l'Army Composition, 9 Marine per Starigol, 11 Marine per Starigol, 4 per Daystar, attenzione perché Starigol potrebbe muoversi in avanti a 7 minuti e 9, iniziano a camminare questi Marine del nostro Mau Nazionale, mentre attenzione dall'altra parte è quasi terminato il CC da parte di Daystar che adesso continua anche lui a produrre Marine, in questo momento sono 8 a 12. Starigol va a scautare, ancora non ha trovato il posizionamento del suo avversario, non è da questa parte, intanto guardate sono anche più belli i Marine di Starigol, perché Starigol ha la skin, invece Daystar no, però Daystar è viola, quindi i simpatizzanti fiorentini saranno contenti per il colore di Daystar. Ci sono tre caserme, adesso sta arrivando anche la prima factory da parte del giocatore italiano, ma sta arrivando anche da parte del giocatore polacco che gioca nel team francese. Attenzione, Starigol va a prendere il controllo dell'Axel Naga. Il numero dei Marine è importante da parte di entrambi. Dono 20 per Starigol, 17 per Daystar. Ancora da parte di nessuno. Abbiamo dei tank, ecco che inizia la musica di Rambo. Due Marine di Daystar partono a prendere il controllo dell'altra Axel Naga, ma Starigol sembra essere pronto per fare un qualche tipo di timing. Probabilmente sta aspettando solamente lo Stimpak. Stimpak che però è già presente anche nelle fila dei Marine di Daystar. Ecco che arriva il terzo CC anche per Starigol, che si sta muovendo molto aggressivo. Attenzione però perché questo Marine impedirà la costruzione del terzo CC. Ecco che arriva Starigol. Attenzione, sono meglio splittati i Marine di Daystar. Stimpak da parte di entrambi, moriranno tutti i Marine. Però attenzione, Starigol, incredibile, molti più danni ha fatto Mau ha fatto molti più danni, avanza, fa fuori tantissimi SCB, gli SCB polacchi cadono tantissimi SCB polacchi, guardate quanti ne muoiono, incredibile, sono morti 11 SCB, grandissimo Starigol, che ha fatto dei grandi danni, 59 psi a 44, il Rambo Nazionale ha comeback, e a questo punto ha preso un buon vantaggio Starigol, che si è portato a casa 11 lavoratori e tantissimi Marine di Daystar. È andato adesso a continuare il terzo CC, bravo Mau, bravo Starigol, 53 psi per Daystar, 67 per Starigol. Adesso in questo momento stanno arrivando anche delle medivac, andiamo a vedere l'Army Composition, sono 38 i lavoratori per Daystar, 10 Marine, 20 Marine, 45 lavoratori per Starigol. Starigol si rimuove in avanti, forza ragazzi, la guerra è iniziata, WCS Qualifier per mandare almeno un giocatore italiano alla Challenger, continua a muoversi Starigol, andate a spammare, chiamate i vostri amici, forza, date! Perché Mau si deve impegnare se voi non chiamate i vostri amici? Attenzione, ci sono due medivac, però ci sono due medivac, avanza Starigol, va a splittare un po' i Marine, Steampack, ma ci sono le medivac, questo potrebbe essere un brutto ingaggio per Starigol, che infatti è costretto a tornare indietro. 15 Marine per Starigol, 9 per Daystar, tappa indietro, torna indietro in questo momento Mau, che adesso sta creando le prime medivac. Attenzione, Daystar si fa avanti, adesso è costretto a tornare indietro, attenzione perché ancora il controllo dell'Axel Naga, ancora non è andata a posizionare la terza base Daystar, ci va in questo momento, stanno arrivando gli upgrade, però Daystar è molto in avanti di upgrade, ha già l'1-0, mentre il nostro Starigol ha l'1-1, è avanti Starigol sugli upgrade. Volate di base a go, andiamo a vedere adesso il numero dei lavoratori, sono 56 per Starigol, 50 per Daystar. Attenzione, un attimo di lag, solamente un attimo di lag, ma non è niente perché dall'altra parte è attivo anche il nostro terzo CC. Partita molto equilibrata, mono bio per entrambi i giocatori. Attenzione adesso, Daystar si fa avanti, 102 psi a 89, Starigol è sempre leggermente avanti su, per quanto riguarda l'economia, va a strittare un po' la sua Army Composition Daystar. Starigol in questo momento dovrà difendersi da questo doppio attacco di Daystar, ecco che partano questi Marine. Attenzione, c'è anche un altro SCB che qui va a posizionare una torretta lanciamissili, viene splittato in questo momento l'Army Composition di Daystar, che sembra pronto ad un doppio ingaggio. Attenzione Mau, rimane anche da quest'altra parte, siamo scoperti da questo lato e adesso potremmo perdere anche noi alcuni SCB, vediamo quanti ne perderemo. Attenzione perché vanno giù le medivac in questo momento, Starigol va a richiamare il suo esercito, abbiamo perso un po' di mani in time, ma siamo indietro adesso sull'economia, arrivano altri Marine da parte di Starigol, Steampacca il nostro Mau Nazionale, gli SCB sono ancora fermi, vanno giù, siamo pari, 97 a 96, però in questo momento siamo indietro sul numero dei lavoratori, in questo momento sta arrivando il 2-2 da parte di entrambi i giocatori, 13 minuti e 33 della partita.
Andiamo a vedere le armi con position. Sono 33 i Marine per Starigol contro 17 di Die Star. Siamo molto in vantaggio per quanto riguarda l'army composition. E Starigol si rimuove in avanti. Va a liberare l'Axennaga adesso. Liberiamoci di quell'Axennaga. Liberiamoci del polacco francese. Avanza Mau. Avanza Starigol sul campo di battaglia. Dall'altra parte però c'è già un tank. In questo momento abbiamo un tank per Die Star. Abbiamo un tank per Die Star. Sta per terminare anche il 2-2. Lo terminerà prima del nostro Mau. Specialmente quello in attacco. Ma il numero dei Marine è molto più alto. Attenzione perché c'è un drop in questo momento. Lo vede Starigol. Ma non può fermarsi. Starigol non può fermarsi. Attenzione il tank. Il tank prima che vada in siege. Il tank in siege in questo momento. Stimpacca Mau. Stimpacca Mau. Stimpacca Mau. Vediamo dove andrà ad attaccare. Potrebbe fare grossi danni. Potrebbe fare grossi danni. Il tank ancora non è caduto. Ma Mau avanza. Mau avanza. 105 psia, 121. 105 psia, 121. Vanno giù tutte le merive. Ancora svengo. Ora svengo. Ma Mau può fare grossi danni. Mau può fare grossi danni in questo momento. Dove va? Non tornare indietro Mau. Avanza. Avanza Mau. Va verso la terza base. Va verso la terza base. Non c'è niente per difendersi da parte di Die Star. Mau avanza. Mau stimpacca in mezzo alla mineral line. Portiamocela a casa questa base. Portiamocela a casa questa base. Continua a fuggire adesso. Avanza. Attacca. Attacca ancora Mau. Attacca ancora Starigol. Non potrà riuscire a fermarsi. Però ha fatto ancora dei danni. Un altro piccolo vantaggio. 59 lavoratori. Siamo ancora indietro sul numero dei lavoratori. Però stanno arrivando altri Marine da dietro. Stanno arrivando altri Marine da dietro. Andiamo a vedere l'army composition in questo momento. 32 per Starigol. 25 per Die Star. Oh mamma mia che partita. Una mina che game sul filo del rasoio. I due giocatori sono sostanzialmente pari. Sono sostanzialmente pari. Ancora non siete andati a chiamare altri amici. Andate a chiamare ancora amici. Perché se no Starigol perderà. Avanza su quel tank. Portiamocelo a casa quel tank. Grande split da parte di Starigol. Grande split da parte di Starigol. Die Star è costretto a pullare ancora lavoratori. È costretto a pullare ancora lavoratori. Sta andando a prendere anche una quarta base Starigol. E anche una quinta. In qualche modo Starigol sa di essere quasi in vantaggio, ma sullo Psi in questo momento siamo indietro. Andiamo a vedere l'army composition. Siamo 34 Marine a 32, abbiamo un tank di più. La partita è equilibrata, la partita è equilibratissima. Piccolo vantaggio da parte di Starigol, che avrà a disposizione tante basi in più. Tanta attenzione, sta arrivando il più 3 all'attacco e il più 3 alla difesa da parte di Starigol. Arriveranno pari sostanzialmente. Attenzione perché qua c'è questo drop pronto a colpire. Non abbiamo ancora una torretta lanciamissili. Stanno arrivando altri Marine da parte di Die Star. Dall'altra parte il giocatore polacco sta iniziando ad aggiungere tank. Siamo indietro sullo Psi in questo momento, ma abbiamo tanti Marine in più. Attenzione, arriva in questo momento il drop. Arriva in questo momento il drop di Die Star. Lo vede immediatamente, ma giù la Medivac. Grande Mau che butta giù la Medivac. Adesso il numero di Marine è importante. Siamo ancora una volta in vantaggio di Psi. 149 a 148. La partita è equilibratissima. Si muove in avanti Die Star. Adesso sarà Starigol a doversi difendere. O probabilmente no, perché si sta muovendo anche Mau. 151 a 155. Viene liberata la Xennaga superiore. La Xennaga sottoferiore. Inferiore. Dai, ce la posso fare. 69 lavoratori per Starigol. 69 lavoratori per Starigol. Sono pronti questi due centri di comando. Sono pronti questi due centri di comando che adesso diventeranno comandi orbitali. Avanza Starigol. 177 psi, 158 Die Star. Portarsi a casa il primo game sarebbe importante per il nostro Mau, che sta per terminare il più 3 all'attacco e sta per terminare anche il più 3 alla difesa. Attenzione, ancora un drop, ancora una volta da parte di Die Star. Starigol costretto a tornare indietro. Deve stare attento però, perché si sta muovendo sul lato sinistro il giocatore polacco, che è pronto ancora a droppare. Mau, rimani qua, rimani su questo lato, il lato sinistro. Non portarti via tutto, non portarti via tutto. Vanno giù ancora questi Marine. Siamo sì, siamo maxati, però adesso si perde. Bravo Mau che lo vede. Mau lo intuisce, vede il movimento del suo avversario. Vede il movimento del suo avversario. Vediamo come deciderà di difendersi. Un CC ce lo possiamo permettere di perdere, ma non possiamo permettere di perdere l'army composition. Va giù un CC. Siamo psi bloccati in questo momento, ma il numero di Marine di Starigol è superiore. È superiore, siamo avanti sullo psi. Portiamoci a casa anche il tank. Avanza, avanza Starigol. Attenzione, è bloccato in questo momento. Non può riposizionare il suo CC, ma siamo avanti sullo psi. Siamo avanti sullo psi. Vediamo quello che succederà. Starigol è avanti anche sugli upgrade in questo momento. Abbiamo il più 3 all'attacco, cosa che non ha ancora il nostro avversario. Avanza Starigol, stimpacca. Potrebbe essere l'attacco della vittoria. 187 a 156. Avanza Mau, avanza Mau. Potrebbe riuscire a fare grossi danni. Potrebbe riuscire a fare grossi danni. Abbiamo perso tutti e due CC. No, uno è qui che sta volando. No, uno è qui che sta volando. Adesso lo andiamo a mettere in salvo. 188 psi a 160. Adesso il vantaggio è importante per il nostro giocatore italiano, che se la sta vedendo contro un giocatore del team Millennium. 63 psi a 70. Continuate ad andare a spammare anche i vostri amici che giocano a LOL e che giocano a Dota. Adesso fategli vedere quanto è bello il nostro Starigol, che avanza ancora di prepotenza. I tank non sono siggiati. Apri un po' Marine. Va a siggiare tank. Brutto ingaggio questo da parte di Starigol. Guardiamo quello che succede. Tank di Starigol. I tank di Starigol contro Die Star. 146 a 134.
avanza, vanno giù i tank, vanno giù tank, sono andati giù tutti i tank del nostro avversario. 138, però attenzione, da quest'altra parte c'è un drop, un doom drop con due medivac, con due medivac. Starigol non può fermarsi a questo punto, è inutile pensare di tornare indietro, è inutile pensare di tornare indietro, perderemo una base ma ne abbiamo già un'altra. Attenzione perché il TBT è molto molto importante, ogni ingaggio. Avanza Mau, qua non può ingaggiare, quel drop ci ha fatto male, sapevamo che stava arrivando. Attenzione da quest'altra parte, deve trovare un buon punto di ingaggio, non dobbiamo perdere quei tank. Ok, siamo riposizionati ancora una volta. Dai, Star in questo momento è costretto ancora a portare via tutti gli SCV, abbiamo già noi una quarta, lui ancora non ha una quarta. Attenzione, va a posizionare i tank sopra, sopra il choke, mi sembra un buon punto quello di ingaggio. Attenzione, va giù un tank immediatamente, va giù immediatamente un tank. 162 a 242, siamo in vantaggio sullo psi, avanza Starigol, prova ad avanzare Starigol, proverà a portarsi a casa quel tank, ci riesce, però attenzione, scopre il fianco ai nostri tank, brutto ingaggio questo per Starigol che perde tutti i tank, è costretto ad andare con tutte le medivac, non possiamo perdere queste medivac, brutta situazione questa per Starigol. 148 a 144, dobbiamo salvare almeno le medivac, non possiamo permetterci di perderle, sono vuote. 143 a 150, adesso siamo indietro, andiamo a vedere il numero dei lavoratori, siamo indietro anche sul numero dei lavoratori, ma tutto sommato la situazione è ancora equilibrata. 22 minuti e 28, partita ancora equilibrata. Ingaggio sbagliato da parte di Starigol che poteva fare molti più danni probabilmente, ma continua a giocare aggressivo il nostro Mau, continua a giocare aggressivo il nostro Mau. Andiamo a vedere gli upgraded tank, più uno all'attacco, ci portiamo a casa alcune medivac, ci portiamo a casa qualche tank, ci portiamo a casa qualche tank. Questo è un buon ingaggio forse da parte di Mau, che però non ha i tank in siege. Oh mio Dio, 158 a 140, brutta situazione questa per Starigol. Adesso è Die Star ad avere un vantaggio importantissimo. Andiamo a vedere quanti tank ci sono rimasti. 7 per Die Star, 5 per Starigol, 136 psi a 162. Dobbiamo riposizionare qualche base. Adesso Die Star sembra avere un buono e importante vantaggio. 166 a 139, grandissima partita comunque da parte di entrambi i giocatori che continuano a fare avanti e indietro. 150 a 169, un grandissimo game Die Star contro Starigol. Si muovono i due, va a liberare l'Axenaga, dobbiamo rifarsi un'economia, noi abbiamo pochissimo gas bancato, praticamente non ne abbiamo nessuno. Abbiamo perso tutto il gas, è riuscito a tenere Die Star questa base, guardate quanto gas ha bancato, forse anche troppo. Comunque attenzione, quest'angolo qui ci fa male, qua ci fa male quest'angolo, continuiamo a perdere su questa base, su questo fronte ne sta abusando tantissimo Die Star, che ancora una volta costringe il nostro Mau a tornare indietro. Vediamo se riusciremo a salvare questo CC oppure se dovremo cancellarlo. Dobbiamo cancellare, no, ce la fa Mau, lo salva, in qualche modo lo salva, però attenzione perché Die Star riavanza sul fronte centrale. 24 minuti e 44 della partita, Die Star avanza per quello che potrebbe essere l'ultimo ingaggio, ma Starigol è pronto a posizionare tutti i suoi tank, e a prendere tempo. Vediamo Die Star dove andrà in questo momento, è psi maxato Die Star 200, psi avanza Starigol, ancora va a posizionare i suoi tank da dietro, l'ingaggio bellissimo, l'ingaggio potrebbe essere decisivo, Starigol prova ad andare a droppare vicino ai tank, va a droppare sui tank, i tank potrebbero cadere oppure no. 149 a 160, attenzione perché da dietro sta arrivando un'altra flotta di marine, scappa con le medivac, 144 a 160, arrivano da dietro anche i nostri marine adesso Starigol ad aver fatto un buon ingaggio, chi ingaggio è sempre svantaggiato in TBT. Avanza Mau, avanzano i marine da dietro, brutta situazione, si sono bloccati i marine. 130 a 155, Die Star potrebbe essere in grado di prendere il game, anche se i nostri tank ancora gli danno speranza, ancora tank. 123 a 142, però attenzione perché siamo ancora indietro di basi, stanno continuando ad arrivare i marine di Die Star, avanzano anche i marine di Starigol, veloci, arrivano, rimangano indietro. Maremma, 126 a 147, 7 tank per Starigol, 6 per Die Star, prova a riavanzare ancora Starigol, a ripulire il territorio davanti, prova a ripulire la zona, ci riesce in qualche modo, però ci sono rimasti alcuni marine vivi, i nostri no, dove sono i nostri marine, perché arrivano sempre dopo, cavolo, oh, avanza ancora Die Star, 137 a 114, guarda ci sono marine fermi dietro, ci sta,
attenzione, 120 a 140, comunque ancora siamo lì, siamo ancora lì, da estare a un piccolo vantaggio ma poca cosa, 149, dobbiamo posizionare bene i nostri tank, più che altro ci sta giocando lui aggressivo, 127 a 149, perché siamo qui? Per sostenere il nostro Mau Nazionale, avanza ancora Starrigo, va giù, non va giù quel tank, siamo costretti a tornare indietro, 114 a 147, ma i vantaggi piano piano, in questo momento sembra che Daystar stia recuperando piano piano. Attenzione il numero dei Marine in questo momento, 43 per Daystar, 30 per Star Eagle, che non so se è in grado in questo momento, deve riuscire a fare un ingaggio buono, deve fare un buon ingaggio Star Eagle, se vuole cercare di recuperare la partita, prova ad avanzare sul lato destro adesso Daystar, ma Star Eagle lo va a chiudere. Adesso i nostri Marine arrivano prima rispetto ai suoi, perché siamo noi in difesa, parte Star Eagle, dove va? Dove si va? Si va all'attacco? No! Attenzione perché sta arrivando anche una quinta base per Daystar, 28 minuti e 26 della partita, ancora una volta un drop sulla quarta base, basta! Oh! Attenzione, 136 a 168, va giù ancora una volta questo CC, va giù ancora una volta questo CC, la situazione è difficilissima adesso per il nostro Star Eagle che prova a salvare il CC, lo salviamo, 139 a 170, va arrivando un drop sulla quarta base di Star Eagle, Daystar va a posizionare tutto e va all'attacco adesso Star Eagle, probabilmente parte con un all-in, si parte con tutto, ci portiamo a casa tutto, SCB, 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 no, forse no, perché Daystar non ce lo permette, non ce lo permette, non sa cosa fai Dau, o attacchi o difendi, 140 a 176, abbiamo perso tantissimo, siamo avanti però sull'armi, siamo avanti sull'armi, proviamo ad avanzare adesso, Daystar sa che dovrà difendersi, potremmo andare in base trade, tara questo tank, l'ultimo tank a difesa della nostra base, l'ultimo tank a difesa della nostra base, ma Star Eagle non si ferma, 130 a 170, attenzione perché qua c'è una planetary, questa planetary non è attaccabile, la vede adesso Star Eagle, capisce che non può attaccare da quel lato, ma deve muoversi, non può mettere sassiggiare i tank, continuano ad avanzare i Marine di Star Eagle, 100 psi a 180, avanzano ancora per quello che potrebbe essere un attacco disperato, perdere il primo game sarà una situazione difficilissima per il nostro Mau, ma deve rimanere calmo, 85 a 162, 85 a 162, questo primo game sembra essere maledetto, avanza ancora Daystar che andrà a perdere probabilmente questa planetary, ma noi abbiamo perso sostanzialmente tutto nella nostra base, 79 a 50 a 157, ma base ovunque a questo punto, Daystar in una situazione perfetta, sta continuando a radunare, ha preso anche questa base qua giù in fondo mentre noi abbiamo perso tutte le unità di creazione, 75 a 150, andiamo a vedere il numero dei lavoratori, non abbiamo praticamente lavoratori, ne ha pochi anche Daystar, ma ha ancora il vantaggio di avere questa base, ha tutte le unità di costruzione, attenzione brutto ingaggio questo per Star Eagle che va a perdere probabilmente tutti i tank, abbiamo perso tutti i tank, arriva l'attacco, arriverà probabilmente il GG tra pochissimi secondi, 36 psi a 126, secondo me Star Eagle non si rende neanche conto di quanto è in difficoltà in questo momento, 35 a 126 psi, deve forse cercare di prendere tempo, deve prendere tempo in qualche modo, probabilmente sta pensando a come affrontare l'ultimo game, 139 psi a 35 in ungherese da parte della Guzzo Station, adesso Mau vede la base, la quinta base di Daystar, probabilmente adesso capisce che la situazione è praticamente irrecuperabile, 149 psi a 38, situazione veramente difficile per il nostro Star Eagle, mentre spero non ci siano amici ungheresi e diranno ma perché lo mettono in ungherese? È perché questo è il momento di tristezza, i Marine di Star Eagle qui sono in vita ormai, devono in qualche modo terminare questa battaglia, ma Daystar riparte con tutto il suo esercito, adesso cade anche una medivac di Mau, 40 psi a 164, sta temporeggiando Star Eagle, è comunque un BO3, ma la partita è chiaramente compromessa, almeno questo primo game, non vuole dare il GG Star Eagle, vuole cercare in qualche modo di sperare in un miracolo, vabbè ora ha vinto game incredibili Star Eagle, ma questo sembrerebbe veramente assurdo, anche perché ci sono i tank, attenzione, passano tank contro i Marine, ma guardate l'esercito di Daystar, è ovunque, è enorme, 50 psi adesso per Star Eagle, 180 per Daystar, continua ad avanzare, arriva il GG well played in questo momento, 1-0 per Daystar, ma Star Eagle ha dimostrato, specialmente in early, nella prima fase del mid game, di potersela giocare, quindi rimanete connessi perché ripartiremo subito con il secondo game.